Oggi ragazzi sfido me stesso, in realtà vado a sfidare la mia gamba destra contro la gamba sinistra. La sfida sarà sull'esercizio classico dell'allenamento a corpo libero e ho scelto il pistols, un pistols eseguito in versione isometrica, quindi lo squat ad una gamba isometrica contro un muro. L'esercizio prevede di avere la coscia perfettamente parallela al pavimento, il ginocchio deve cadere perfettamente sulla caviglia, la schiena deve rimanere appoggiata durante tutto l'esercizio, se stacco la schiena l'esecuzione è da ritenersi conclusa. Le mani sono libere, quindi le braccia possono fare quello che voglio, posso sbraitare dal dolore che avrò, perché questo è un esercizio tosto. Poi la versione isometrica farà bruciare le gambe come non mai, le gambe incomincerà a tremare secondo me dopo pochi secondi. Comunque vediamo un po' se è più forte la gamba destra, la gamba sinistra, ottimo test per vedere se c'è uno squilibrio di forza. Parto con una gamba, poi rifiaterò circa 5-10 minuti e mi vado a fare il test sull'altra gamba, in modo tale da avere entrambe le gambe più o meno nella stessa situazione di riposo. Bene, ora mi scaldo un attimo e parto. La sfida sta per iniziare, i ragazzi, anzi gamba destra e gamba sinistra si stanno preparando, via, siamo partiti, alla vostra sinistra c'è la sinistra e sulla vostra destra c'è la gamba destra. Allora, passano i primi secondi. Primi secondi, vediamo un attimino quello che sta succedendo. Ok, sembra che le gambe per il momento reggano, eh? Le faccia del vostro coach ancora da entrambe le situazioni tranquilla. Incominciano le prime smorfie di dolore. Sulla gamba destra incominciano le prime smorfie di dolore più decise. Gamba sinistra si gira, si guarda intorno, sta cercando la concentrazione. Gamba destra, una concentrazione strana, sta incominciando a boccheggiare, trattenere il respiro, si respira, si centra la concentrazione, le gambe, come si può vedere sulla gamba sollevata, inizia già a tremare. Sulla gamba destra sembra trema molto di più, anche la gamba sinistra sta incominciando a tremare, quasi tantissima fatica, quasi, oh, eccola qua, gamba destra molle, vince la sinistra per pochissimo, ottima, gara terminata, bella prova. Con 1 minuto e 3 secondi vince la gamba sinistra. Finita, distrutto, visto? Il pistols è decisamente un esercizio molto molto impegnativo, non so ancora io personalmente che gamba ha vinto, adesso vado a vedere i video, a montare il video e vado a cronometrare esattamente i vari tempi delle gambe, però quando voi vedrete il video saprete già chi ha vinto, quindi spero che anche questa sfida vi è piaciuta. Non so perché le faccio, mi piace allenarmi, ogni tanto mi piace sfidarmi, continuerò a fare qualche challenge su me stesso e poi con altri personaggi più o meno noti del web e ci vediamo prossimamente in una nuova sfida. Ciao!